Eccoci qua ragazzi, allora oggi parliamo di linee dentali. Sul gruppo ne parliamo poco, vi facciamo vedere poche cose sul gruppo. Perché? Perché le linee dentali sono un qualcosa che a dire il vero in futuro sempre meno sceglieranno i pazienti, ok? Perché si tratta della parte poi più critica che diciamo ci fa avere o meno problemi poi nel tempo. Perché gli impianti dentali, una volta che sono integrati, li restano. Okay? È veramente difficile avere problemi sugli impianti dentali. La gran parte invece dei problemi che si possono avere sono a livello proprio dei denti, delle protesi. Le protesi sono, giusto per fare un esempio, come le ruote dell'automobile, sono quelle che si usurano. Okay? Il telaio si usura relativamente. Quello che si usura sono proprio la parte a contatto col cibo, che ogni giorno mastica 3.000 volte al giorno, batte, batte, batte. Se voi vedete, sono delle protesi che devono battere tra di loro, dei pezzi artificiali, per triturare del cibo. Queste sono le protesi dentali, sono delle praticamente come dei batticarne. Okay. Questi batticarne sono poi ancorati a dei pilastri che sono gli impianti dentali, che sono dentro l'osso. Ok. Da poco, proprio l'altro giorno, stavamo parlando su internet, ogni tanto pubblichiamo foto e video dove facciamo vedere che in altri paesi non seguono i protocolli internazionali. Invece di mettere i multi-unit abutment, che sono questi piattelli, utilizzano dei perni lunghi che fuoriescono e poi ti ci incollano sopra i denti, te li incollano sopra, come questi. Questa è un'arcata corretta con multi-unit abutment, dove sopra poi verrà poggiata la struttura, ma la struttura è passiva, non sviluppa frizioni, è passiva, è poggiata su dei piattelli, sono degli snodi questi, tipo i tasselli chimici che stanno sopra gli impianti, in realtà sono avvitati e servono fondamentalmente a creare un piatto di appoggio alla protesi che deve essere il più piano possibile. Infatti ogni multi-unit ha diverse angolazioni, perché a seconda dell'angolazione dell'impianto che c'è, ma allora cambiano i gradi della connessione. L'alternativa è come fanno molte cliniche in Albania: andate a vedere le fotografie su internet, andate sul sito web delle cliniche albanesi, che adesso andiamo su Facebook. Questo è un esercizio che io consiglio sempre di fare a tutti quanti per rendersi conto se dico le bugie oppure se dico la verità. Ok. Se qualcuno dice tiri l'acqua al tuo mulino, no, vai su Facebook e guarda le cose, apri la clinica che magari stavi prendendo in esame, che ne so, dentisti, Albania. Vai sulle pagine, clicca per esempio le pagine e ne apriamo, che ne so, un paio. Ok. Apriamo questa. Andiamo giù. Apriamo un'altra. Andiamo giù. Apriamo, basta, vediamone un paio, così su internet quanto è veloce. Poi lo facciamo caricare, si va sulle fotografie e bisogna vedere se nelle foto, ora vedremo dei pilastri lunghi sui quali poi si incollano, si mette la colla qua e si incollano i denti, oppure vedremo delle protesi che sono con i fuoripassanti, con dei abutment piatti in realtà che non escono dalla gengiva, se tu noti non escono. Non c'è nulla dalla gengiva, che servono invece per avvitare le protesi. Ok? A meno che non hanno già visto che io faccio queste foto e tolgono le foto. Ma vediamo, scrolliamo, andiamo giù, andiamo nello storico. Andiamo nello storico perché ormai si stanno imparando. Andiamo, andiamo. Andiamo ancora. Giù, ok. Questi sono questi. Queste sono protesi incollate. I denti che vengono incollati. Non sono delle protesi. Il paziente è felice, ma non sa il dettaglio, cioè che la protesi fatta bene, l'automobile fatta bene, inizia con le ruote che sono coi bulloni non incollate all'auto. Okay. Se le ruote sono incollate nell'auto, come dico sempre, se poi buchi devi cambiare l'auto. Questa invece, se si rompe un pezzo, puoi staccare il pezzo che si è rotto,
sviti l'arcata, ristampi il pezzo nuovo, zirconio, composito, quello che è, lo ricementi a freddo e la vai a riavvitare in bocca. Ok, questo è solamente un design, quindi non ha i fori passanti, ma in realtà la protesi finale è così, che c'ha i fori passanti per poter svitare l'arcata. Quindi prima ancora di parlare di materiali, se si parla di un lavoro fatto bene, bisogna pensare ai problemi che potranno esserci in 20 anni. Ok, le cose fatte bene sono delle cose che si possono riparare, prima di tutto. Se io ti faccio un'automobile che usa e getta, che non si può riparare, è chiusa. Cioè, se si rompe, che ne so, il robot da cucina, un pezzo va buttato. L'avrei pagato meno il robot da cucina. Però comunque no. Però è un usa e getta, non è riparabile. Oppure non puoi fare delle modifiche, perché poi parliamo di pazienti che quando vanno a fare questi lavori con questo protocollo stanno comunque spendendo meno soldi rispetto all'Italia, ma comunque sono tanti soldi. E non è detto che una persona poi per andare all'estero di nuovo a rifare il lavoro poi come si deve. Allora se un paziente magari non può su linee superiori come la linea superior, noi abbiamo delle linee dentali che sono studiate per poter fare l'upgrade nel tempo. Puoi iniziare con una standard, poi dopo degli anni passare da una linea dentale semplificata, che è questa, ok, a una linea dentale più sofisticata. Questa è una linea standard. Stiamo parlando di una struttura interna che non è ritentiva, ok, una struttura interna che reggerà poi del composito. C'era una versione che facevamo prima che era una versione in ceramica, ma l'estetica non è come l'altra e la stiamo pian piano andando a sostituire quella perché viene fatta a mano. La metalloceramica stratificata, quando il giovedì vi ho parlato di linee, vi dicevo, sono quelle, a dire il vero neanche queste, sono queste quelle che ti fanno in Italia, questa costa già di più in Italia. Da noi questa viene 1360 euro, in Italia fai un dente con 1360, ok, da noi fai l'arcata. Comunque non è possibile ottenere il massimo dell'estetica perché non viene programmata mettendo una libreria 3D dei denti scannerizzati reali, ma viene fatta a mano col pennello, prendi la polvere, la metti, poi la metti in forno, poi la vetrifica, poi devi col trimmer andare a dare le forme, non viene bene, non è perfetta. Invece quando io vado a caricare sul computer delle forme che erano già presenti nella libreria digitale, le stampo e ho delle forme di denti che sono identiche a dei denti naturali. Ok, e hanno anche una tridimensionalità migliorata, perché comunque è molto più alto. Sono dei denti tridimensionali che vengono poi posizionati sopra quelle che dovrebbero essere le radici. Tale radici non ci sono più. Perché? Perché il paziente ha perduto le radici e si mettono gli impianti, ma gli impianti non vanno esattamente lì dove c'è il dente, vanno dove c'è osso. Poi serve che cosa? Una barra che evita che ci siano tensioni laterali sugli impianti, la barra deve poggiare in maniera passiva sopra ai piattelli che abbiamo detto prima, che sono i multi-unit abutment. A seconda poi di come costruisco i denti sopra, se sono in ceramica oppure se c'è una barra in pectono oppure se i denti sono in zirconio o composito, ho semplificato e raggruppato i tipi di protesi. Li abbiamo divisi in standard, premium e superior. Ok, non è che esistono, voglio i denti superior. Superior non esiste, è una semplificazione che abbiamo fatto per parlare di una tipologia di dentature. Per superior si intende dei denti che sono tutti al 100% digitali, presenti su un hard disk, con i vantaggi che tra poco vediamo quali sono. Con la linea standard parliamo di una linea dentale che è fatta quasi tutta analogica, a mano. Con la linea invece premium parliamo di un ibrido che è metà analogico, metà digitale. Ok, questa è la suddivisione logica che abbiamo fatto tra i tipi di lavori. Il futuro chiaramente è tutto 100% digitale. L'analogico andrà piano piano a sparire, perché i vantaggi del digitale sono quelli della riparabilità, di poter inviare i file invece che il modellino fisico, ristamparlo ovunque e soprattutto conservarsene una copia.
di modo che se c'è un problema un domani della macchina scarichi lo sportello e lo ristampi, oppure scarichi il paraurti, lo specchietto e te lo stampi. Poi c'è, abbiamo visto quando abbiamo fatto il tour del laboratorio digitale, c'ha il vantaggio di essere disegnato al computer, e quindi il computer significa che lo puoi disegnare in qualunque posto nel mondo, e se io posso disegnarlo ovunque nel mondo significa che posso avvalermi dei migliori pur non avendoli qua. E se posso lavorarci col computer, parlavamo con un paziente, forse con te, che se devi fare gli spostamenti a mano, sì, ne fai uno o due di modifiche, poi ti stanchi. Col computer scrolli oppure vai avanti la libreria e cambi tutte le forme che vuoi rapidamente, in mezz'ora ne vedi diverse di forme, con la possibilità anche di applicare sopra delle fotografie e andare a sfogliare diverse forme di tempi. Queste sono delle forme più ovali, per esempio. Queste vengono poi stampate come in materiali che zirconio. All'interno sotto c'è la barra, ok? Poi la barra può essere con o senza elettroforesi, che diventa così aurea. In genere la facciamo aurea noi quando c'è molto contatto tra la barra e la gengiva, ok? Per avere un'igiene migliore nella parte comunque interna. La parte esterna non vedi nulla. La parte interna, quella che è più sottoposta magari accumulo di cibo, li conviene magari che sia tutto liscio, così lucidi meglio, più, quando facile da, più igienizzabile. E si è visto che con questo trattamento si riesce a ottenere ancora meno infiammazione poi negli anni. Una cosa in più, non è che è d'oro, è sempre titanio, questo poi viene messo in un bagno dove c'è una corrente elettrica galvanica che fa depositare, che la fa ossidare, possiamo dire. Poi questa viene poggiata sui piattelli e con questo apparecchio qua, per esempio questa è una linea analogica ibrida, dove questa parte è stata fatta in 3D, quindi la barra è stata fatta in 3D, i denti sono stati realizzati in, sono dei denti del commercio che sono stati posizionati su questa barra con il computer, ma sono comunque denti che non vengono fresati dal computer, ok? Sono del commercio. Questi poi si vanno a provare sopra la struttura, o meglio a montare sopra la struttura, e viene riportata l'esatta posizione sopra la struttura che era stata provata in bocca, verificata in bocca. Questa ora dovrebbe anche essere fissata prima, quando si fa l'assemblaggio. Questa è una guida dell'assemblaggio, cioè lo sportello deve andare lì, ok? I denti si devono bloccare qua sulla struttura in questa maniera. In mezzo ci sarà tutto il materiale composito che funge da materiale stress assorbente, ammortizzatore. All'interno c'è una ritenzione macromeccanica, quindi dei perni, e poi c'è anche, se voi andate a vedere, la superficie ruvida, micromeccanica. E sono state anche create poi delle tacche che servono a dare un'ulteriore ritenzione. C'è anche la ritenzione chimica, perché poi vengono usate delle colle che chimicamente attaccano il materiale, ma serve anche che ci siano dei pin. Questo è un lavoro... Sono anche invertiti apposta, no? I perni. Servono per dare ritenzione. Per fare contrapposizione. Sì, per evitare che si stacchino i denti, eccetera. L'alternativa, se si va invece sulla linea completamente digitale, possiamo fare per esempio questi tipi di costrutti. Possiamo fare che la parte stress assorbente è un polimero, ok, più morbido. La parte esterna sarà zirconio, questo non è zirconio, questa è la parrucca, okay? Sarebbe questo qua, praticamente poggiato sulla struttura. Solo che la struttura, questa è già la definitiva, il pecton è già il definitivo, e stiamo provando la parrucca invece che una struttura parrucca sulla struttura definitiva. Posso fare diversi tipi di prove. Questa è una prova intermedia già sul definitivo. Questi poi si staccano in pin e si verifica in bocca l'estetica, la fonazione, si verificano altre cose. Questa, rispetto alla differenza che ogni singolo dente è stato fresato da un blocchetto di zirconio. Sarà fresato da un blocchetto di zirconio.
Quindi cosa significa? Che queste forme ce le avrò nel computer. La barra, questa qua in Pecton, questa grigia, ce l'avrò nel computer, ok? E anche questa barra ce l'ho nel computer. Quindi tutte le parti io ce le ho in un hard disk, in cloud, le posso avere. Se il paziente un domani, per esempio, non gli piacciono i denti davanti, da canina a canina, non li voglio cambiare, ok? Tolgo questi al computer, te li facciamo a Dracula, lunghi, li rifresiamo, stacchiamo questi e cementiamo quelle di corone. La struttura è svitabile, poi i denti vengono invece cementati, ma i fori mi permettono di svitare e fare upgrade, tutti gli upgrade in futuro che voglio, che possono essere o upgrade voluti dal paziente oppure imprevisti, rotture per esempio, quindi riparazioni. Questo è fondamentale. Perché se il paziente... Qui puoi poter lavorare su ogni singolo dente. Io posso lavorare, in genere non c'è una correlazione su quanti denti devono essere. Quello che devi verificare è dove stanno i fori. No, se... ma se rompo un dente, sono singoli i denti. Due, tre o singoli, dipende da dove stavano i fori. Okay. Ah, ok, perché in futuro... Perché se no è debole la struttura. Okay. C'ho delle volte dei fori che mi escono proprio qua, mi interrompono la struttura, e c'è il rischio che quella si rompe quando strappa il paziente, e allora conviene in quel caso qua, per esempio, li posso fare i singoli denti, perché tanti fuori ce li ho esterni, non sono sul dente. Questo quello invece conviene che lo faccio unita a questo e a questo, così questi due vicini lo eviteranno che si rompe, che si decementa, perché l'unico svantaggio, non è svantaggio, è una cosa positiva il fatto di vedere dove sono i fuori, quando devi intervenire sai dove evitare, ok? Però il foro va poi chiuso, va sigillato, qua si mette un materiale come se fosse un'otturazione, si fa la ricostruzione. Se qualcuno poi ha il foro che si vede, non è una carie, non è una rottura, è semplicemente i denti da protocollo internazionale hanno il foro lì. Se noi andiamo a vedere sul gruppo di Damaged Gauze, qua ci sono dentro, ve lo faccio sempre vedere, i migliori odontotecnici, ci siamo anche noi qua dentro. Vedrete da fotografie, andiamo su foto, questi sono i migliori al mondo, okay. Se loro lo fanno significa che il protocollo è quello, il protocollo a livello mondiale è quello. Questi sono i nostri lavori, per esempio, ok, ci sono i fori, ci sono i fori. Perché bisogna pensare a reintervenire. Bisogna, quando fai dei lavori, pensare a poterli svitare, perché sono cose artificiali. Ci sono i fori passanti. Il protocollo è che la protesi sugli impianti dentali debba essere avvitata. Questi siamo noi. Vedete, Damaged Gauze. Ne abbiamo due qua di membri del gruppo. Lui fa più dedicato al digitale e lui invece proprio all'estetica. Questo non è... Sì, anche questo è nostro, per esempio. Sì. Questo è superior. Non direste mai che sono denti artificiali questi. Molto bello. Fuori di occlusione. Con la cartina siamo andati a verificare dove toccavano i denti. Questi sono i punti di contatto, poi questi fori vengono uniti, vedi, come ti dicevo, questi due sono è unito perché chiaramente assieme a questo invece quello lì può questi essere non serve singolo, perché tanto il foro è passante là. Questi qua sono dei denti esistenti, sono scannerizzati praticamente, vedi com'è la radiografia, c'hai la barra interna rivestita da Pecton, singole corone poi in zirconio. Sotto ci ha mantenuto i denti suoi, che stavano bene, questa è la... come si presenta l'arcata. Questa era la struttura, metallo, rivestita col Pecton. Che poi viene colorato il Pecton, quindi? Il Pecton viene rivestito con col composito, che dà la simulazione della gengiva. Poi alla fine la gengiva è così, biomimetica, i denti sono in zirconio, ma quello che cambia è quello che c'è dentro. Okay, abbiamo una struttura di resistenza che serve a unire i vari impianti e una struttura stress assorbente che
ammortizza che cosa? I carichi masticatori che scaricano sopra lo zirconio. Il zirconio è rigido, non posso fare tutta l'arcata in zirconio, sarebbe come un'arcata tutta di vetro, è troppo rigida, è come una macchina senza ammortizzatori. Tutti, ogni foro lo senti. I provvisori sono in composito oppure PMMA, che comunque è morbido come materiale, è molto più morbido, ma lo zirconio è rigido. È rigido, questo è lo zirconio, okay. Questo è zirconio, è vetro, okay. È vetro. Questa è una struttura interna, sopra regge i denti, fuori vedi c'è la gengiva, fuori c'è la gengiva. Ora si è rotta, fuori di toccarlo. Ok, questa è gengiva, composito. Questa è completamente titanio o cromo cobalto, comunque metallo, ma non c'è il pecton qua. Questa è un'altra versione invece dove c'è il pecton. Dipende da quanto volume abbiamo per giocare con i materiali, capito? Se abbiamo molto volume, allora per limitare anche il peso, cerchiamo di usare anche materiali di intermezzo che ci fanno da assorbimento allo stress compressivo. E il fatto poi di avere i denti separati è un altro vantaggio, perché poi lo zirconio quando muove, quando lavora nei denti, è meglio che abbiano dei micromovimenti tra di loro, meglio, perché è come i ponti, sono flessibili comunque i ponti, meglio, se fossero rigidi col vento quelli si spaccano tutti, come gli aerei, le cose devono essere il più mobile possibile in ambiente dinamico, perché lì poi è dinamico, prima e dopo. Ok, è un bel cambiamento. Tra i baffi. Segreto è tagliare i baffi. Ringiovanimento. Ragazzi, sì, vabbè, è tornato veramente felice a casa. Questa è un'altra protesi non fatta da noi, a me non piace. A me non piace, perché manca anche la gengiva qua, sembra finta. È vero. Cingoma. Sembra cingoma, sembra un giocattolino confronto a questa che è biomimetica. Guarda questa e guarda questa. Non si confronta. Una è la casa disegnata, l'altra è la casa. Lì sta il senso artistico e l'obiettivo è quello del camouflage. Se una cosa si vede è finta, se una cosa non la diresti che c'hai i denti, è fatta bene. Quando si fa tutti i denti? Quando? Ognuno si fa tutti i denti. Li puoi fare in qualsiasi modo o devi sempre seguire? Se il viso è quadrato, i denti sono quadrati. Se è un viso rotondo, ovale come il suo, devono essere rotondi ovale. Lui ce l'ha quadrato, per esempio, lui pure. Cioè rettangolare, a dire il vero. Lui ci starebbero bene questi denti. C'è la scelta rettangolare sul viso. Sì. Ci sono poi i denti femminili, questi sono denti maschili. Sono più decisi. Quelli femminili sono dei denti un po' più rotondeggianti. Andiamo avanti, sfoglio. Questo è completamente in zirconio, vedi, belli, sì, biomimetici, però è tutto zirconio, questo si rompe, vedo. Ok. Questa è un'altra nostra. Questa è un'altra nostra. Questo è zirconio. Vedi com'è la struttura, i piattelli, questi sono molti uniti, questo è il grigio chiaro. Dentro ci sono i fori delle viti che ancorano poi come un'ancora all'impianto. Fuori qua non vedi nulla perché il pecton è radiotrasparente. E poi sopra vedi delle cose. Qua dentro è radiotrasparente perché c'è il pecton dentro. Questa invece è la struttura metallica. La struttura metallica dà resistenza. Qua non si rompe. Se io facevo tutto di vetro, qua si poteva rompere. Di superficie, la texture che dà la sensazione poi di naturalezza. E quella è tu devi guardare quando fai i denti non solo la forma, ma anche le linee di transizione, gli angoli, e poi fino ad arrivare alla texture. Poi devi avere le traslucenze, devi avere le zone più giallastre qua vicino al colletto, devi avere la gengiva che qua diventa trasparente, qua è bluastra, rossastra. C'è una palette di colori che è molto varia, i denti non sono monocolori. I denti devono essere multicolore, devono avere texture, devono avere linee di transizione che poi sono quelle che brillano. Qua vedi la linea di transizione del dente che lo fa sembrare ovale.
la luce deve giocare sul dente e dare poi la tridimensionalità. Questa è la linea di transizione laterale, questa è un'altra linea di transizione, qua è più rotondeggiante nel cammino. E che gli incisivi laterali sono più piccoli, i centrali sono più larghi, sono delle palette. Non possono essere dei monoblocco. Torniamo invece qua. Dove eravamo? Siamo andati su un'altra pagina. Se un dentista non ha fotografie di denti, diffidate, ok? Perché chi è appassionato, gli piace fare le cose, gli piace anche farle vedere le cose. Ok, questa, un dente più corto, un dente più largo. C'ho il laterale, l'incisivo laterale che è più alto addirittura del centrale. Invece i denti laterali sono più piccoli del centrale. Guardate i miei. Gli incisivi laterali sono piccolini. Okay. Incisivi. Che tu hai fatto? Madre natura. Incisivo laterale piccolo. Ok, non può essere grande. Questi sono dei denti. C'è una spiegazione perché questi denti sono così. Okay. Perché in realtà i denti dovevano essere lunghi fino a qua. Sono corti. No, hanno sbagliato la dimensione, l'altezza della bocca. Hanno fatto l'altezza della bocca, ripristinato le arcate, il paziente aveva perso i denti, la bocca era collassata per perdita dei denti. Bruxismo, usura. Ok, rifacciamo i denti, hanno messo gli sportelli col telaio storto. Dovevi prima raddrizzare il telaio, poi metti gli sportelli nuovi. Se no ti vengono gli sportelli storti. Spiegato in soldoni è quello il motivo. Devi essere, cioè ti deve piacere la protesi, perché sennò è come la pizza. Può essere pizza quella di Pizza Mania? Sì, è pizza? No, però la puoi chiamare pizza. Questa dentatura definitiva, questa è plastica. Fate molta attenzione, ok? Io la riconosco. Vedi che il dente non è 360 gradi. Questi sono dei denti immersi nella resina, nella plastica. Ok, questi sono dei denti tutti in zirconio. Andiamo a vederli. Fotografia francobollo. È sempre brutto, tutto storto. Qua c'è la gengiva bassa, il piano occlusale storto, un incisivo centrale qua che è corto, questo è lungo e questo canino è quasi il doppio di questo. Questi sono lunghissimi, qui sotto hai gli incisivi inferiori più lunghi dei superiori. Questo è un ragazzo appena diplomato odontotecnico, ti fa così questo lavoro così. Questa è pizza napoletana, originale. Caruso. Se manca gengiva la devi ricostruire. Se non ricostruisci la gengiva ti vengono i denti lunghi, come là. Perché non c'è una pianificazione estetica. Un altro. Mania. Questi ci ha bloccati. Vediamo se ci hanno bloccati. No, non ci hanno bloccati ancora. Mi hanno mai denunciato. Ancora non ci hanno bloccati. Denunci, sai lavorare. Non puoi dire che uno lavora male, che è brutto. No, questi qua. No, liberi. Sono liberi. Sono foto pubbliche. Dove stanno le linee di transizione? Non ci sono. Sembrano le piastrelle del bagno. È vero. Sembrano. Questo è un sorriso naturale, tridimensionale. Non diresti mai che sono finti. Questi sono finti. Sono dentiere. Sono lontano un chilometro, sembrano plastica. Invece i denti. Questi sembrano vitali invece, denti vivi. Questa è una bocca che baci.
Questa sembra che ti prendi anche tu la malattia a baciarla. Ho la dentiera. Andiamo giù. Questi sono venduti come denti definitivi. Prima, dopo. C'hai i denti finti. E quel bolco che c'è la gengiva. C'è l'artificiale rosa, ha sbagliato anche il colore, sembra gli è rimasto cibo attaccato. Però rispetto a prima sono felici. Rispetto a prima sono felici, noi però stiamo confrontandoci, certo. Non stiamo facendo noi per compromessi, noi stiamo facendo a livello mondiale, ci stiamo confrontando con i migliori, perché siamo un centro ricerca, lo scopo da noi è attrarre i cervelli, attrarre i ricercatori, ma andiamo su delle piazze diverse, qua invece lo scopo è solamente fare questo, mettere il cellulare, hai tuo zio o tuo cognato deve fare i denti, vieni in Albania, quello è fine a se stesso, non c'è un motivo dietro di più lungo, a 20 anni, di fare qualcosa che poi rimane, che cambia, che fai ricerca, pubblicazioni, che ti appassiona poi, perché ti passa la passione per lavorare così, il fatto che ce l'hai avuta. Tutto trasparente significa che è plastica. Sono denti in plastica con dentro una barra metallica. Sono delle dentiere avvitate sugli impianti. Sembra poi basso il preventivo, è quello che dicevamo giovedì scorso. Non è partire dal prezzo basso quando vai a fare la scelta della clinica. Il problema è che non hai la laurea, non capisci, nessuno ti spiega, perché poi nella confusione è facile manipolare la scelta, ok? Anche io parlavamo di commercialisti, io non essendo commercialista non so come va fatta una cosa. Quindi è probabile che mi manipoli, certo. Mi dice la cosa va fatta così, cosa mi fa terrorismo magari, certo. Perché poi il terrorismo sta alla base del no, ma questa cosa dobbiamo tutelarci, farla bene, se no metti caso che, e allora nella paura, io non sono del mestiere, ti dico che okay, dove devo firmare, che devo fare, quello è il problema, conflitto di interesse poi che c'è dentro. Ma se io le inizio a spiegare le cose al paziente, ottengo intanto che lavoro con persone che giocano la partita, perché sanno quello che dobbiamo fare, e non è una cosa che facciamo solo noi, significa che torni a casa e non li rompi i provvisori, significa che torni a casa che fai l'igiene e quindi abbasso anche i costi di struttura dell'aftercare, dell'assistenza, oppure ottengo, quando io pubblico le cose su internet, attraggo i cervelli, aiuto anche le persone a non cadere nelle truffe. Anche lì sto aiutando indirettamente, lavorano meno quelli che lavorano male, lavorano di più quelli che vengono premiati 3 stelle Michelin. La meritocrazia, chiamiamola così, ma anche difendere dalla gastroenterite gente che si può prendere la salmonella. Però in Italia ormai in Europa, alcuni paesi si è arrivati al costo per costo. Mettimi i denti, è pizza, devo mangiare stasera, nel senso non importa se è la pizza di Caruso, c'è una pizza, sì, però magari dentro c'è la plastica. Questi sono denti pilastri, vedi che sono anche limati, questa è la protesi, come questa, vuota all'interno, dove si mette la colla per attaccarla poi sui pernetti. Questi perni che sono stati tra l'altro limati in bocca, per cercare di farla calzare, okay. Perché il problema è che questi perni chiamiti sugli impianti, poi te ne esce uno così, uno così, il cappello non entra. Poi che facciamo? Il paziente deve partire, limalo, fresalo, cerca di... Allora mi fanno combaciare in qualche modo. Poi allora lima lì, lo metti, ancora. Allora cosa fai? Quando sei a questo punto, metti dentro un silicone, che indurisce in 30 secondi, lo metti e si bloccherà a un certo punto, si ferma. Lo togli fuori, che ci avrai segnati i punti dove il silicone non c'è, dove tocca. Quello è il punto dove con la fresa devi limare. Ma questa non è protesi, questa è carpenteria. Okay. Protesi dentale si fa avvitata, fatta bene. Non ci devono essere frizioni, perché le frizioni creano poi tensione sull'impianto e l'osso attorno all'impianto si riassorbe e ci perdi l'impianto. E inizia la perimplantite. Ok.
una perimplantite, infiammazione tipo la piorrea attorno all'impianto. Questa è un lavoro da schifo. Cosa abbiamo detto poi giovedì scorso? Posso curare sopra e non curare sotto? Infatti, diciamo, è sotto. Sotto sono stati lasciati i denti coronari. Sembra che non abbia neanche più radice, sono ormai tutti fuori. Così durano 2 anni. Ok, il paziente è contento. Questa cos'è? Una protesi con la barra interna, che in quel periodo avevo fatto dei video e avevano capito che dovevano fare le protesi a vitale. C'è Palmas dalla Moldavia che sta sparando a zero sull'Albania, che sta facendo vedere che incolliamo. Ok, facciamole a vitale, le sai fare? No, facciamole, dobbiamo farle. Protesi avvitata di plastica, questa è resina, vedi il dente che è immerso nella resina. Cosa vi ho detto? Come devono essere le flange? Sono al contrario questo. Devono essere convesse. Perché se no si protegge il cibo. Bravo. Questo qui è contrario. Lì ci avrà la vasca, ci avrà lo yogurt, lì, perenne. Alita, stende i morti. Qua dentro è una sacca proprio. È una sacca batterica quella. Perché dovevano farle avvitate, ma non sanno qual è il protocollo per fare la protesi avvitata. La protesi avvitata deve essere così. Okay. Deve essere convessa, lucidabile con lo scovolino che infili, e qua con la spugnetta dello scovolino vai a lucidare. Una protesi di questo tipo è una protesi sbagliata. Questa sella qua si incastra al cibo. E non riesci più a pulirlo, chiaramente non hai possibilità. Fa schifo proprio, c'hai la sensazione acida in bocca. Perché lì il cibo che rimane, quei batteri, quelli fermentano. A un certo punto vanno in fermentazione, ti viene la parodontite e ci perdi l'impianto, la perimplantite. Ed è fondamentalmente cosa? Una dentiera attaccata. Ok. Non è solamente vedere il prezzo, ma è la logica con cui viene fatto un lavoro, se viene presa in considerazione poi la riparabilità, quindi il futuro, cioè sta facendo una cosa usa e getta, oppure sta facendo una cosa che può essere riparata, modificata, e non devo ripartire da zero ma parto da 8. Perché se questo non va bene devo modificare solamente i suoi blocchi posteriori, non devo rifare completamente la lavorazione. Basteranno 4 ore per stampare delle forme diverse. E questo è il vantaggio delle linee avvitate. Delle linee avvitate è la riparabilità, perché si possono svitare, zero tensioni sugli impianti, quindi non ho riassorbimento dell'osso perché tira sull'impianto, o in più se faccio la progettazione 3D anche dei singoli denti, la possibilità di stampare in futuro anche la parte esterna, non solamente la parte interna. Una volta che io ho il 3D, posso decidere poi in che materiali stamparli. Se io vedo per esempio che faccio zirconio sopra e zirconio sotto e ho rotture, posso pensare che probabilmente sono troppo rigidi. Cosa potrei fare in quel caso, secondo voi? Composite e zirconia. Composite e zirconia. Faccio una combinata. Lascio la parte estetica sopra, sotto metto un materiale come questo, nella parte inferiore. Composito. Con magari Pecton nella parte inferiore che mi dà un po' più di stress alla elasticità, esatto. Pecton lo posso usare sia in premium che in superiore, non è indifferente, perché la struttura interna è sempre fatta in 3D col premium. La posso stampare in diversi materiali. La verità è che il materiale, vi ho detto, dipende da quanto spazio ho. Se ho molto spazio, quindi ho perso molto osso, posso usare titanio, metallo e Pecton. Se invece ho poco osso, devo per forza usare solo metallo, come per esempio questa. Questa in realtà qua ci sarà la gengiva. Sì, per poca. Non c'è lo spazio per anche il Pecton. Se metto tutto Pecton, qua il Pecton si rompe nel punto più sottile. Si spacca, si rompe. Perché non ho lo spazio più alto invece per fare all'interno la struttura di resistenza. Ok?
che può essere o una struttura a barra così, come quell'altra che vi ho fatto vedere, quei pin che entrano dentro il pectone. È un po' più laboriosa, non sempre si può fare, dipende da quanto sei piccola la bocca, perché poi alla fine parliamo di materiali che hanno dei limiti di rottura allo strappo che dipendono da quanto è spesso il materiale. Se io lo vado a fresare ed è molto sottile, si rompe comunque, perché comunque in bocca stai sviluppando forze molto pesanti, spacchi, se io metto un dito me lo spacchi il dito, sviluppi molta forza. Devi pensare che i denti sono comunque delle repliche con materiali artificiali che non sono innervati, quindi quello a un certo punto superi il limite di flessione e si spacca, perché non l'hai percepito che stavi stringendo forte. Per quello conviene delle volte, ti ho detto, farli uniti a blocchetti di 3, di 4, così. Perché ci aiutano. Cerchiamo di farli. Si scaricano le forze uno sull'altro. Standard, superior. Questa è metallo ceramica stratificata a mano. Ok? Non è possibile dare le forme perfette che invece puoi dare col computer. A mano devi fare le cose fatte a mano, così hai punti di transizione nella gengiva, puoi avere le forme che non tornano perché non c'è una pianificazione digitale. Okay. Non c'è una pianificazione digitale. Allora la metalloceramica che abbiamo fatto, l'abbiamo sostituita, vi dicevo, siamo andati avanti, perché per noi comunque cerchiamo con una linea sempre standard, però che ci dà un'estetica migliore. Però c'è il problema sempre che la barra è una barra che non è ritentiva. Okay. Ci puoi mangiare, ci puoi sorridere, ci puoi parlare, nell'attesa magari un domani di fare una linea più seria, una cosa più sofisticata. Ma meglio una cosa così che una cosa che logicamente non sta in piedi. Qui la gengiva è più alta per un fattore... Che ha perso molto osso. Ah, non perché gli devi dare comunque uno spessore. Ok. La barra può anche essere così. Ok. Concettualmente anche questa è una linea standard di composite immerso, dentro c'è una barra. Mentre cose che differenzia la standard composito con la superior, con la premium, scusa, anche con le composito, la barra. Questa è la barra di una standard, questa è la barra di... una premium fatta col computer digitale che si va praticamente in sottrazione dai denti che si è deciso di usare. Il computer sottrae, calcola quello che è la barra anatomica che va a sostenere, che può essere o a pin come questa oppure esattamente come per quella. Fatto che c'è la barra, tra 10 anni esce una nuova soluzione di sviti e monti il prodotto magari innovativo. Quanto dureranno i denti? Non più di 15-20 anni, perché ricordate quello che ho detto io, le gomme le cambierai prima o poi la macchina. Pensa delle linee a vita. Certo, che poi la normale usura c'è nei materiali artificiali, sono materiali artificiali, tutti, dallo zirconio al composito, alla ceramica, sono tutte cose che non c'entrano nulla con la natura. Però mangiando, masticando, si consumeranno negli anni. Questa è una, per esempio, premium. La parte gengivale convessa, non è concava, che raccoglie cibo, è autodetergibile, quindi sì, quando parli muovi la lingua, le guance. Questa è la struttura e da sotto è convessa la struttura. Questa è zirconia. Poi possiamo usare dei protocolli anche di telemedicina, quindi inviare il paziente con lo scanner in cloud, fare delle prove, delle simulazioni. Sono io quello. No, questo è un paziente. Ci manda indietro cosa? Il design. Il design poi lo riproduciamo. E poi questo è lavoro finito nella bocca. Si può arrivare fino a questi livelli qua di biomimetica. Questa è una gengiva. C'è un certo lavoro dietro, ci vogliono ore a farla così, la gengiva è comunque troppo ruvida, simularla non conviene la gengiva perché poi ti si attacca al cibo. Meglio che sia una gengiva lucida che a buccia d'arancia, perché a buccia d'arancia poi ti fa gli occhi. Meglio una cosa lucida come questa, in bocca, che
si pulisce, si mantiene pulita. Anche questa, se vai a toccare la gengiva, vedi com'è semplificata la texture, è meglio non metterla sulla gengiva. Si fa a livello fotografico per far vedere quanto siamo fighi, facendole meglio alla fine. È saldo, più difficile. Faccio vedere le foto, per esempio, dei nostri lavori. Stava qua sopra, questo era il provvisorio. Si cerca di renderla il più liscia possibile, comunque la gengiva non ha... è meglio che non abbia ritenzione. Si potrebbe fare effetto buccia d'arancia, sì, basta che prendi praticamente uno spazzolino e vai a punzecchiare sulla gengiva. Hai ottenuto l'effetto buccia d'arancia, però non è perfetto. Però la natura è la buccia d'arancia sulla gengiva, però non hai impianti, non hai impianti. Queste erano le linee, questa è per esempio un design che può essere realizzato, trovato sugli impianti. Possiamo fare il design solamente o della barra, poi la barra può essere scomposta di uno o due materiali, oppure possiamo fare direttamente il design completo con i denti. Qua i denti saranno separabili, come qua. Qua invece limo direttamente, quando devo andare più veloce, che già sono sicuro che non ci sono grosse modifiche da fare, limo qua, lo rimetto sul modellino, scannerizzo e in un attimo ho le modifiche fatte sul computer, stampo in zirconio, freso il lo zirconio. Queste con cosa le ho fatte? Con quelle stampanti che vi potete comprate da Amazon. Ok, con $360 puoi stampare una roba del genere. È come quando costavano tanto le stampanti, poi oggi tutti hanno le stampanti a casa. Le stampanti bidimensionali, tra un 2-3 anni tutti potranno stampare a casa qualcosa. Per quello noi stiamo proiettati sul lavorare con i file, col digitale, perché il futuro sono i file. Se si rompe qualcosa, mandi il file al centro produzione riparazione, non ti mando il tecnico, l'artista che ha fatto a mano la Gioconda a riparare il quadro. È una stampa della Gioconda, ti rimando il file, te la ristampi la Gioconda se è caduto il caffè sopra il quadro. Non è che vai lì a di nuovo a disegnare, proprio una... un altro tipo di arte. È la rivoluzione nuova industriale questa, che sta portando a scomparire una certa categoria di mestiere. Che l'artigiano ci sarà in alcune fasi, ora siamo in fase, a dire il vero, vi dicevo, ibrida, dove ancora si parte in analogico, si finisce in analogico, nel mezzo c'è tutto il digitale. Perché questo? Perché ancora manca l'aiuto dell'intelligenza artificiale, che invece aiuterà a automatizzare molte cose. È come dire, si può fare tutto in digitale, sì, è pericoloso, potrebbe essere più pericoloso, come la guida automatica delle auto. Si può fare, sì, in teoria sì, però il discorso è che è troppo sofisticato, ancora ci sono troppi imprevisti. Col 5G, quando inizieranno a esserci scambi dati, big data in tempo reale, tra le luci del semaforo che sono connesse con la centralina che dice è scattato il verde, all'automobile che in tempo reale rileva dove sono i veicoli, i pedoni, e in più c'hai anche i braccialetti al polso che indicano dove è il pedone in tempo reale, tutto questo comunica, hai le smart city. Allora col 5G si riuscirà anche con l'intelligenza artificiale a dire ok, basta, togliamo la patente a tutti e andate tutti con la guida automatica. Però non siamo ancora a quel livello. Ok, siamo in fase intermedia, avanzata, ma non completamente digitale. Quando li mettiamo comunque in bocca i lavori, ci rendiamo conto che vanno sempre ritoccati. Ok, il lavoro perfetto digitale io lo dovrei mettere in bocca, puff, e non toccare non più nulla. Più, invece ancora la verità è che mai è così. C'è sempre una piccola modifica da fare. Sempre. Perché ci sono delle variabili che il computer ancora non riesce a calcolare. Gli articolatori virtuali ti danno un lavoro che è preciso al 90%. Poi c'è quel 10% che è variabile. Con gli anni, naturalmente i denti si spostano. Con quelli fissi
Questi qua, i denti si consumeranno negli anni, piano piano. Gli impianti non si spostano più, una volta che sono integrati. Non segue la vecchiaia. No. I denti naturali tendono a muoversi perché hanno un legamento che si modifica, invece gli impianti sono anchilosati nell'osso e non si muovono. Quindi andrebbero modificati col tempo? Si consumano tra di loro i denti. Una grande cosa che abbiamo visto è che usare materiali un pochino più morbidi, la bocca tende anche ad autoadattarsi, come la scarpa che pian piano prende la forma del piede. Infatti tutto zirconio ha in meno tolleranza. Certo, ma dico, fa 10 anni, può venire e modificarli per altri 10 anni di vecchiaia, sì, come ci dai? Sì, magari modifichi un'arcata, non tutte e due. L'ideale sarebbe quello, andare a sostituire, avere un'arcata che rimane sempre fissa e modifichi, risostituisci quella sotto. Quindi avere non due arcate che si usurano, ma una. Non avere due arcate che si potrebbero fratturare, ma una che si usura. Questo è quello a cui siamo arrivati, ma dopo anni. Che quest'anno abbiamo deciso che proviamo ora a partire con tolleranza zero. Se poi vediamo i pazienti che non hanno tolleranza, svitiamo un'arcata e la facciamo più morbida quella, perché sono materiali comunque che sono in divenire. Questi sono materiali, magari tra un anno ci saranno altri 3 materiali nuovi sul commercio, no, che saranno sempre meglio. Se uno è giovane le fai quelli bianchi, no? Che tu ne stai dando dei colori ieri. Uno ha 30 anni e ha denti bianchi, da 50 anni dovrebbe averli un po' più giallini. Se fumi si sporgano anche quelli, ecco, non sono bianchi come questi, questo è un colore didattico, non sono così i denti così bianchi, non ce li abbiamo mai. Fluorescenti, questi sono proprio, manco il mio telefono è così perlato, così bianco. Perlato. Sono dei denti questi per vedere l'anatomia, di colore per spiegare. Questi? Quelli di pianti di colore. Perché hanno più smalto. Gli uomini di colore hanno più smalto. E più smalto hai, più i denti sono bianchi. Meno smalto hai e più sono giallastri, perché dentro il dente è giallo e traspare il giallo dell'interno del dente, che è la dentina. Invece, no, se tu vai a vedere, anche la pelle è diversa, cioè hanno più grossa. Tutto ciò che è pelle, tutto ciò che è smalto, le persone di colore hanno un biotipo più spesso, sono più, è meglio perché è più resistente. Infatti io non ho mai visto un marocchino in Sardegna quando stavo con la parodontite, non con la parodontite, con tante carie. Hanno proprio, possono avere la parodontite, ma è difficile che tu trovi proprio africani in Sardegna, saporini africani con tante carie. Infatti, che hanno tutti i denti perfetti. Sì. Non so, ma quella radice che usano per pulirsi i denti cos'è? Funziona? Sì. È lo spazzolino, infatti anche per quello loro d'abitudine loro te lo puliscono col coltello e poi te lo mastico. Come se fosse invece, vedi, nell'est Europa è l'opposto, l'est Europa hanno tantissimi problemi di denti. Romania, Moldavia, ma anche Bosnia, hanno pochissimo smalto, proprio geneticamente, se tu vai a vedere, hanno dei denti tendenti al giallastro ed è diffusissimo proprio la dentatura gialla, hanno pochissimo smalto geneticamente e hanno tante carie, hanno tanti problemi, bocche distrutte, cioè io bocche distrutte che ho visto qua in Sardegna, non le ho mai viste. Ci sono per piorre, ma proprio carie profonde, quasi a 12 anni già con le carie. C'è un problema adesso di piorre in Sardegna. Molte persone che hanno questo problema. È storico. Un mio vicino di casa ha detto: Vito, vai adesso che stai andando, perché poi devi accompagnare a me. Vabbè, adesso vado. La cavia. La storia invece che dicevano che quelle sono le tetracicline. Io chiudo lì, se non mi si scarica il telefono.